primo passo sarà quello di rinnovare lo statuto. Noi anche come Università di Trieste ci stiamo già muovendo in questo senso, sono state formate la commissione che appunto redigerà il nuovo statuto in conformità della riforma. E rispetto a questo c'è stata una, secondo me, bellissima partecipazione da parte di tutti i livelli della vita universitaria, dallo studente ai professori, al personale tecnico amministrativo, coinvolti in maniera molto intelligente dal rettore, no? Per appunto andare a revisionare lo statuto, no? E redigerlo secondo il nuovo decreto legge. Com'è che state vivendo questi mesi post riforma? Allora, qui mi inserisco subito allora con la questione della pastorale universitaria, perché l'intuizione del Vescovo è stata quella di creare uno strumento che permettesse a noi cristiani presenti in università di essere veramente presenti e incidenti, portando il nostro bagaglio di fede, tutto che appunto ci in qualche modo ci distingue, no? Ci contraddistingue. La prima cosa di cui trovandoci ci siamo resi conto è stato che la partita, cioè per portare Cristo, per far incontrare Cristo a chi ancora non l'ha incontrato, la partita si gioca a livello culturale. Cioè noi dobbiamo in un certo senso attaccare lì dove uno vive. E appunto da questo punto di partenza la prima cosa che ci è venuta in mente è stato questo strumento del rinnovamento dello statuto. Perché appunto, come dicevo prima, il rettore, avendo coinvolto tutte le parti, ci ha dato in un certo senso la possibilità di entrare nel dibattito in merito a questo nuovo statuto. No? E che cosa è successo? Allora, adesso siamo ancora in una fase preliminare di tutto, sia del coordinamento della pastorale, sia della redazione dello statuto. Funzionerà che in modo abbastanza semplice, che ci saranno delle commissioni supportate dai gruppi, per esempio i due rappresentanti degli studenti saranno supportati da un gruppo che aiuterà questi due rappresentanti nel lavoro di statuto. Ecco che allora ci si è aperta la possibilità di entrare anche noi in questo gruppo e portare noi la nostra voce, quale presenza intelligente della realtà per l'università, no? Cioè quello che diceva Benedetto XVI, questo rapporto tra fede e ragione. Allora noi, se siamo convinti che la fede ha qualcosa da dire, no, per l'università e per tutto, allora lì ci andiamo. E allora questa è stata la prima mossa, come dire, che ci è stata proprio data. E vi siete sentiti in qualche maniera supportati, accolti dall'altra parte? Allora, per adesso diciamo che bisogna ancora cominciare, cioè le cose sono ancora a livello informale, così, si deve ancora cominciare il lavoro vero e proprio. E noi comunque come cristiani siamo presenti nel consiglio di studenti, eccetera, per cui in un certo senso sanno già cosa aspettarsi, no? Perché cioè, abbiamo rotto le uova nel paniere diverse volte, no? E per cui cioè, si è aperto anche tutto un dialogo, un dibattito con gli altri studenti, no? Un dibattito che si sta rivelando molto costruttivo, perché appunto le diversità presenti in università portano ognuna il loro contributo, no? E noi come cristiani ci siamo sentiti come provocati da questa cosa e quasi in dovere di dare a dire la nostra. In questo senso quindi sta funzionando la pastorale universitaria? Sì, diciamo che siamo ancora a un livello preliminare, cioè noi ci siamo incontrati, abbiamo fatto qualche riunione per conoscerci. Intanto il primo passo, ci siamo accorti, è quello che dobbiamo conoscerci tra di noi. Le realtà ormai sono tantissime, perché ci sono le parrocchie, ci sono i movimenti, ci sono gli studenti che hanno un bagaglio di fede che si portano dall'educazione familiare che hanno ricevuto. Cioè c'è una eterogeneità nella formazione anche degli studenti cristiani che è presente però in università. Allora il primo passo che stiamo cercando di fare in questo periodo è quello di conoscerci, metterci in contatto tra di noi e come dire, creare quell'unità
che ci contraddistingue, no? Pensavo, cioè, l'esperienza di, proprio di questi mesi, a me colpiva, io appartengo al movimento di Comunione e Liberazione, a me colpiva che appunto a questi incontri siamo no, ci sono io, siamo noi, ci sono gli altri movimenti, l'Opus Dei, stiamo coinvolgendo i focolarini, stiamo coinvolgendo, cercando di coinvolgere le parrocchie, stiamo cercando di coinvolgere più realtà possibili, e la cosa che mi stupiva di più è l'unità che si sta creando proprio tra di noi, no? I neocatecumenali anche ci sono, cioè Tobia che è insieme a me e a Maria si occupa, diciamo, siamo una sorta di segreteria, ci occupiamo di tirare le file, no? Raccogliere i nomi, cercare di capire chi c'è. E tra noi tre, per esempio, sta nascendo un'unità per me assolutamente inaspettata, no? Perché lo dicevo all'arcivescovo qualche tempo fa, che ho avuto l'occasione di dirglielo. Tendenzialmente nei movimenti ognuno tira quel suo mulino, cioè io sono migliore di te, tu c'hai robe diverse, sta roba la faccio meglio io, no? E è così, e in un certo senso viene a dire è quasi giusto, no? Però il vederci all'opera tutti insieme, con questo obiettivo comune che è portare Cristo a chi ancora non l'ha incontrato, ha generato in Cristo un'unità tra di noi che è sbalorditiva, e per l'amicizia che sta nascendo e per i frutti che porta, che poi porta. La questione, per esempio, dello statuto di cui si parlava, cioè ci dovrà coinvolgere, come dire, tutti insieme. Non che vado io, che va lui, che poi facciamo casino e basta, ma ci dovrà coinvolgere tutti insieme. E questa unità qua io l'ho vista possibile, perché cioè, è possibile, no? Ognuno col suo carisma, col suo temperamento, con la sua formazione, le sue cose, ognuno può dare un contributo al tutto. Questa secondo me è la cosa più grande che sta accadendo in questo momento. Appunto siamo a livello embrionale, stiamo cercando di capire cosa possiamo fare e soprattutto come renderlo possibile, perché appunto un conto è dire portiamo Cristo, poi diciamo ma come? E allora qui è la sfida per noi adesso. Diciamo che è un po' tutto a livello embrionale, perché ci sono stati molti cambiamenti anche all'interno della stessa pastorale universitaria. Adesso ci saranno in maniera operativa, tra pochi mesi probabilmente, tre riferimenti per voi, tre nuovi sacerdoti. Sì, allora appunto in quest'ottica di portare Cristo, renderlo presente, è sembrata la cosa più opportuna dividere come l'università in tre grandi zone, che sono una il polo centrale, una la zona, diciamo, centro, città, diciamo zona lettere, lingue, filosofia, eccetera, e una il polo di medicina. Allora, queste tre realtà sono, diciamo, distinte fisicamente, no? Per cui la cosa più logica, se vogliamo, da fare, cioè ragionevole da fare, era che in ognuno di questi luoghi ci fosse la presenza di un sacerdote, quale confronto, quale portatore di Cristo in quel luogo lì, no? Per cui un grandissimo aiuto, soprattutto per noi, che dopo in un certo senso cioè, ci giochiamo, ci mettiamo la faccia, no? Con i nostri amici, con le nostre cose, con i nostri compagni, con tutti, no? Uno strumento in più per portare Cristo lì, no? Questa secondo me è un'intuizione geniale che ha avuto l'arcivescovo, immagino i suoi collaboratori, perché la presenza deve essere prima di tutto una presenza in carne ed ossa che mostri la diversità umana che il cristianesimo genera. E allora, chiaramente, cioè, avere una figura, un riferimento, quali possono essere i sacerdoti che ci aiuteranno in questo cammino, è un valore aggiunto, non indifferente. E poi sono tre, non solo uno. Poi sono tre, appunto, cioè... appunto in un'ottica di, diciamo, presenza fissa, concreta, importante dentro i vari poli, chiaramente cioè, l'obiettivo è quello di starci dentro il più tempo possibile, cioè proprio per aiuto prima di tutto a noi e poi per far incontrare Cristo agli altri. Qual
quali sono in relazione alla vostra quotidianità e quindi alla vostra normale vita universitaria le difficoltà che incontrate nel portare la vostra esperienza come cristiani a Trieste? Parlo per me. Guarda, e una delle cose che più mi che rende le cose più difficili, diciamo, è in un certo senso la timidezza, no? Timidezza, quasi vergogna, no? Perché appunto io, per esempio, studio ingegneria, sono lì che faccio i calcoli alla fine, no? Facciamo le esercitazioni, studiamo in mezzo ai numeri, cioè, come faccio a dire ah Cristo, capito? Cioè, quasi un imbarazzo, come dire, più che una vergogna, un imbarazzo a metterlo a tema, no? Però ho visto anche nel passare degli anni, no? Adesso sono all'ultimo anno, e anche con i compagni di corso è nata pian pianino, difficoltosamente, no? Attraverso mille obiezioni, è nato comunque un rispetto per me e quello, la mia storia, quello che io porto. Per cui faccio un esempio proprio stupidissimo, se vogliamo. Ci sono alcuni miei compagni di corso, no? Che provenienti da certe zone, dove io sono veneto, per cui ogni tanto gli scappa la bestemmia. Uno neanche si accorge, neanche sa cosa dice, no? Quasi un intercalare, se vogliamo. Mi sono accorto che quando ci sono io, per esempio in aula studio, tendenzialmente non lo fanno. Cioè, una cosa impressionante, addirittura è successo proprio l'altro giorno, il mio compagno di corso, il mio amico, no? E non so per che motivo gli è andato sotto qualcosa, cioè è cascato, no? Allora, si gira, mi guarda e fa ah scusa, tipo, no? Come dire, cioè questa familiarità che si è creata va, come dire, oltre al mio imbarazzo, perché io mai mi sarei sognato di dirlo per favore non farlo, cioè mai l'ho detto, però da sola questa familiarità, come dire, ha permesso a lui di guardare me e dire cavolo, rendersi conto di quello che ha fatto, no? Per cui come mi viene da dire, per me non è una questione di bravura, di cose eccetera, ma è una questione di essere lì con quello che sono, cioè che sono cristiano, essere lì in questo modo qua, e dopo in un certo senso tutto viene da sé. Cioè la questione, secondo me, decisiva è non rinnegare mai chi siamo. Perché nel momento in cui anche noi cominciamo a tirare indietro, non possiamo più essere una vera presenza.